Rilassiamo bene le spalle, allunghiamo bene la colonna. Lascia cadere bene giù le ginocchia, rilassa bene le ginocchia. Facciamo risuonare un om. Appoggiamo le mani indietro. Sì. Attento a non cadere giù. Spingi bene con le mani, apri bene il cuore. Senti proprio questo lavoro a livello dello sterno e delle coste che si inseriscono sullo sterno. Cerca proprio di aprire queste strutture. La testa non deve necessariamente cadere indietro, puoi allungare bene il collo, rimanere qui. Invece ti chiedo di lasciar cadere bene giù il bacino. Bacino pesante, mani in spinta. Bei respiri. L'aria entra ed esce attraverso le narici. Un respiro lungo e sottile, non rumoroso. Poi lentamente, aiutandoti con le mani, ricerca, ciao, la perpendicolarità, cerca il centro, senti il centro, diventa centro. E poi andiamo in avanti, le mani scivolano, lascia cadere i gomiti, la testa pesa. Aiutati con le mani, ritorna in questa verticalità, assicurati che la colonna sia ben verticale, le spalle rilassate, che la testa galleggi sopra il petto. E facciamo sempre questo movimento in estensione e in flessione in maniera un pochino più dinamica. Inspiro, appoggia le mani, apri bene il cuore. Espiro, lascia cadere il tronco in avanti. Inspiro, vai con le mani indietro. Spingi bene con le mani. Lascia cadere la testa, le spalle, i gomiti. Inspiro, vai indietro. Apriti al cielo. Espirando, entra dentro la terra. Inspiro, piano vai, spingi bene bene. Lascia andare tutto. Inspiro, vai, apriti. Espiro, lascia cadere il tronco in avanti e rimani qui. Aiutati con le mani, cerco una sorta di verticalità. Senti il centro. Senti tutta la forza che era chiusa nel centro, la disponibilità. Molto
E piano lascia. Appoggiamo una mano a terra, lateralmente al bacino, e una mano su al cielo. Resta qui, una mano spinge bene giù, una mano tocca il cielo. Facciamo solo un piccolo giochino con il collo, guarda la mano che sta su e poi guarda la mano che sta sotto. Inspiro, guarda la mano che sta su. Guarda la mano che sta sotto. Continua. Non è solo un gioco di collo, in realtà tutto il torace si predispone. Inspira, guarda la mano che sta su. E espirando lentamente, cerca il centro. La mano scende. E ti riposizioni bene al centro, rilassa bene le spalle. Senti questa neutralità. E andiamo su con l'altra mano, una mano bene a terra, una mano bene su, allungati, cresci. Non rimanere, le asana sono posture viventi, non è che devi rimanere fermo, è un continuo lavorio, un lavoro non solo somatico, non solo fisico, ma anche è l'attenzione che devi far viaggiare dentro il corpo, come sta la tua spalla. Cosa sta facendo il collo, come sono messe le ossa, come sta andando il respiro. Guarda la mano che sta su e espirando guarda la mano che sta sotto. Inspiro, guarda la mano che sta su, gli occhi possono essere chiusi ma la direzione dello sguardo è quella. Espiro, guarda la mano che sta sotto. Guarda la mano che sta su e continua con il tuo respiro, questo gioco. Questo movimento che coinvolge un po' sostanzialmente tutto il corpo. Senti anche come questo semplice movimento del capo cambia la base d'appoggio, cambia il peso sotto i tuoi piedi, sotto il tuo bacino, sotto la tua mano. Guarda la mano che sta su. Ed espirando lentamente, è ghiaccio che si scioglie, le tensioni che vanno via. Dai tempo alla tensione di sciogliersi. E poi appoggia la mano. Cerca la neutralità. Questo non luogo, questo luogo fuori dal tempo. Non sei avanti, non sei indietro. Non sei a destra, non sei a sinistra. E piano facciamo questo gioco con il vinyasa. Inspiro, vai su con una mano, guarda la mano che sta su. Espirando, torna giù. Mukula se vuoi, bocciolo. Inspiro, vai su con l'altra mano. Espirando, mukula, bocciolo. Inspiro, sali. Espirando piano, scendi, lo sguardo segue la mano, lo sguardo è dentro la mano. Inspiro, lo sguardo si fonde con la mano. Espirando piano, giù. Senti il centro, diventa centro, diventa equilibrato. Tutto ciò che c'è attorno esiste, ma ha una consistenza diversa. Senti la forza del centro e piano lascia, libera. Apri le gambe,
libera un po' le anche, ti assetti, cerca il tuo spazio nel mondo. Una mano avanti, una mano dietro, sono mani che spingono, perciò le mani sono attive. Invece la colonna va su verso il cielo, lo sguardo verso dietro. Qui ti chiedo di bei respiri con la pancia, gonfia e sgonfia la pancia. Sempre respiri lenti, profondi, attraverso le narici. Sono inspirazioni che durano tanto tempo, allunga bene il respiro. E anche l'espiro, fai dei respiri lunghi e sottili. Distribuisci bene il flusso nel tempo. Assicurati che la colonna sia ben verticale, che le anche siano rilassate e piano torna al centro. Senti, non solo fare, senti, proiettati nel sentire il corpo. E piano cambia, una mano avanti, una mano indietro, sono mani che spingono, la colonna si allunga, lo sguardo verso dietro, bei respiri lunghi e sottili con la pancia. Iniziare a controllare il respiro è il primo passo per iniziare a gestire un pochino la mente. E piano torna al centro. Lo facciamo con il vinyasa. Inspiro, vai da un lato, ti allunghi, ti apri, ti espandi, ti liberi. Espirando torna al centro. Senti il centro per un attimo, inspiro dall'altro lato, espirando torna al centro, senti il centro, non solo passarci di così, entra dentro il centro, inspiro vai, espirando torna al centro, facciamo una piccola apnea, polmoni vuoti, fuori tutta l'aria, rimani in apnea. Inspiro dall'altro lato, allungati, cresci, espanditi. Espiro, torna al centro, un'apnea, schiena lunga, piano mandibolare parallelo al pavimento, muscoli facciali rilassati. Inspiro, vai. Espiro, torna al centro, apnea, polmoni vuoti, fai uscire tutta l'aria, rimani nel vuoto, rimani nel centro. Inspiro, vai. Espiro, torno. Apnea, polmoni vuoti. E piano lascia. Appoggia i piedi, le apnee e polmoni vuoti non sono semplici da gestire, sono facoltà prettamente umane, nessun animale riesce a fare un'apnea e polmoni vuoti, polmoni pieni sì, se prendi un delfino, una balena, fa una bella apnea e polmoni pieni, va sotto, sta mezz'ora sotto, poi torna insomma a polmoni pieni, a polmoni vuoti no, forse lo sa fare e non lo fa. Piano lascia cadere le ginocchia da un lato, sì, allunga la schiena, assicurati che dietro la tua bassa schiena ci sia un dolce arco, perciò assicurati di non essere in flessione ma arcare una fisiologica dolce curva lombare e restiamo qui qualche respiro. Senti il profumo del mare, senti tutto ciò che sta attorno, senti tutta l'ordinarietà che sta attorno a noi.
E invece la straordinarietà che in qualche maniera la pratica ci offre, la pratica è un momento straordinario, fuori dall'ordinario, che ognuno di noi deve trovare, deve facilitare, deve regalarsi. Inspira bene. E espirando torna al centro, senti il centro, non scappare subito dall'altro lato, senti il centro, proiettati nel sentire, vai anche in flessione qui, magari guarda l'ombelico. E poi arca la schiena, le ginocchia cadono dall'altro lato, le mani si aggiustano, assicurati che la bassa schiena faccia una fisiologica, dolce curva. E restiamo qui qualche respiro, respira attraverso le narici. Lo sguardo è oltre la spalla, opposta alle ginocchia. Perciò se le ginocchia cadono a destra, lo sguardo è a sinistra. Se le ginocchia cadono a sinistra, lo sguardo è a destra. Bei respiri. Che non vuol dire respiri veloci, respiri paurosi, respiri affannosi, vuol dire respiri profondi e sottili. Cerca questo aggettivo sottile dentro la qualità del tuo respiro. Osserverai che per fare dei respiri sottili ci vuole il controllo di glottide, della gola. Inspira bene, espirando torna al centro, è un viaggio, ascolta il corpo che si muove, rispetta il corpo che si muove, fletti la colonna, guarda l'ombelico, senti il centro, diventa centro, assicurati di essere nel centro, nel tuo centro. E lo facciamo un po' con il vinyasa, assicurati subito di arcare la schiena, inspiro, la schiena si arca, il cuore si libera, le spalle si aprono. Espirando torna al centro, guarda l'ombelico, inspiro dall'altro lato, espirando torna al centro, fallo con il tuo respiro, con il tuo ritmo, con la tua modalità. Lavora sulla qualità del movimento, su questa parola qualità del movimento è racchiuso il potere terapeutico dello yoga. Non tanto pensare a fare l'esercizio, pensa a farlo in qualità. Questi piccoli dettagli, la schiena che si arca, il respiro che espande la gabbia toracica, il centro che viene trovato quando torni in questa posizione simmetrica. Le anche e il cingolo scapolo-omerale che si svincolano. E piano torna al centro, buono. Senti il centro, non uscire subito dal centro, trovare il centro è una grande conquista. E piano libera, sciogli, sciogli le gambe, sciogli tutto. Lo yoga è un'attività molto che richiede un certo sforzo nel cercare in maniera onesta, per quello che ognuno riesce a fare, un'altra modalità di usare il corpo e di usare la mente. Perciò in questo viene detto che lo yoga è un momento straordinario, perché i momenti ordinari sono quelli delle persone comuni, che se suona il telefono devi rispondere al telefono, se qualcuno ti chiama ti giri, no. È un momento straordinario dove in qualche maniera dai più rispetto, dai più rilevanza a delle cose che senti che normalmente non passa in secondo piano e poi piano piano cerchi di portare questa qualità anche nella vita ordinaria fuori di qua. Apri bene le gambe, spingi bene con i piedi fuori, spingi i talloni lontano, sì, stringi le dita dei piedi con i talloni su.
aprite i piedi, muovi le dita dei piedi, anche il quinto dito, e sciogli tutto. Sì, esatto. Spingi i talloni, allunga bene la schiena, lascia i piedi ben appoggiati, perciò non è che devi sollevare le gambe. Sollevi i talloni solo perché spingi i talloni lontano. Esatto. Stringi le dita dei piedi, apri le dita dei piedi, muovi le dita dei piedi, suona il piano con le dita dei piedi, perciò non delle stereotipie, dei movimenti proprio esplorativi, conoscitivi, non piano lascia. Lo facciamo bene con il respiro, con il vinyasa. Inspiro, vai, allungati, apriti, stringi, senti questo lavoro periferico, inspiro, apri e muovi, sciogli, inspiro, vai, senti tutto che si allunga, tutto che si apre, stringi, solo la periferia, senza puntare i piedi rimangono in flessione, apri e muovi, esatto. Senti tutte le dita, cerca di capire attraverso il sentire che ci sono 5 dita e piano lascia, buono, buono, sì. Vi vedo seri, brutto segno, non bisogna essere troppo seri, Forse concentrati. Sì. Sì, 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 va bene, bisogna avere l'atteggiamento dello yoga, è un bambino incuriosito. Se tu guardi un bambino incuriosito quando scopre qualcosa, quando diciamo, è meravigliato, non è serio, è concentrato, però è molto, molto allegro in questa. Bisogna piano piano esplorare il nostro corpo, utilizzare il corpo e la mente con questa modalità, non troppo seriosa, non troppo didattica, è una cosa che ci hanno insegnato a scuola, no? Bisogna essere seri. Non si può ridere. E questo no, invece bisogna... Ok, incrociamo le tibie. Spostiamo il peso in avanti. Un bel gatto. Muovi poi la coda. Scodinzola un po'. Ah, ci sono mille modi per scodinzolare. Lo facciamo un po' come lo fai tu, molto molto interessante. Le ginocchia abbastanza vicine e proprio spostiamo il bacino da un lato e dall'altro lato. Quasi ti capotti, no? Senti, no? Che se esageri... avvicinati un po' al punto quasi di non ritorno. Come dire, se vado oltre... Non succede niente, succede questo, Ok. Buona questa modalità, poi torna al centro. Facciamo un'altra modalità, che non è tutto il bacino che si sposta, ma è la schiena che si muove come una biscia che striscia sull'acqua. Ecco. Perciò, eccolo, sì. Perciò non è tanto sposto il bacino, ma cerco di proprio muovere tutta la schiena, un po' di qua, un po' di là. E piano anche la testa, e iniziamo a... Immagini di fare uno slalom. Respira mentre fai lo slalom, mentre fai tutte queste curve. Invita ogni vertebra a partecipare. Cerca di diventare il più flessibile possibile. E piano ti fermi. Buono. Facciamo coda in su, mento in su, posizione della tigre. E espirando posizione del gatto. Inspiro tigre. Espirando gatto, infila bene la coda, spingi bene con le mani, lascia cadere giù la testa. Inspiro tigre, arca bene tutto, avvicina le scapole. Espirando, allontana le scapole e attiva il pavimento pelvico. Inspiro, coda in su, apri il pavimento pelvico come quando fai la pipì, la pupù, apri tutto. Espirando, chiudi bene tutto, infila bene la coda, spingi bene con le mani. Inspiro, apri tutto. Mula Bandha molto aperto, espirando Mula Bandha ben attivo, risucchia bene le pelvi verso il centro, inspiro, arca la schiena, espirando, arrotonda la schiena, inspiro, arca la schiena, punta i due piedi, le dita dei piedi sul tappeto, spingi con le mani, cane a faccia in giù, facilitato, inspiro, appoggia le ginocchia, tigre, arca bene,
espirando gatto, inspiro tigre, tutto il corpo che collabora, seccane a faccia in giù, facilitato, ginocchia piegate, schiena lunga, inspiro tigre, l'aria entra, esce attraverso le narici, bocche sempre chiuse se puoi, espirando gatto, inspiro tigre, punta i piedi, scana faccia in giù, facilitato, inspiro tigre, arca bene la schiena, espirando gatto, risucchia bene le pelvi, inspiro tigre, apri bene il pavimento pelvico, scana faccia in giù, facilitato, e rimaniamo qui, testa pesante, mani in spinta, e piano, un tallone alla volta si avvicina al pavimento. Cerca di non entrare nello sforzo, rimani nella piacevolezza, nel facile. Respira bene quando ti muovi, lascia pesare bene la testa, lascia salire bene sul bacino. E piano ti fermi con due talloni verso il pavimento, mani in spinta, testa pesante. E piano andiamo avanti, posizione da piegamento, vieni avanti con la testa, infila bene la coda tra le gambe, glutei al cielo. Inspiro, posizione da piegamento, infila bene la coda, attiva bene l'addome, glutei al cielo, posizione da piegamento, glutei al cielo, appoggia le ginocchia, tigre, arca bene la schiena, espirando, apri un po' le ginocchia, andiamo bambino, Balasana, e ci rilassiamo lì un attimo, testa pesante, glutei pesanti, sì, assicurati che la schiena sia ben coperta, che dopo ce ne ti prende, sì, no, non sto scherzando, assolutamente, resta qui qualche respiro e facciamo semplicemente questo piccolo giochino col pavimento pelvico, quando l'aria entra rilascia il pavimento pelvico, come quando fai la pipì, la pupù, apri bene tutto. Quando l'aria esce, attiva bene il pavimento pelvico. Quando l'aria entra, lascia, apri. Quando l'aria esce, attiva bene. Senti questa attivazione profonda, intima. Piano, solleva la testa. Attiva bene l'addome. Gatto, inspiro tigre, arca bene la tua schiena, guarda il cielo, spunta i piedi, cane a faccia in giù, vai su col piede destro verso il cielo, restiamo qui qualche respiro, spingi bene con il piede, spingi bene con le mani, e piano giù, piede sinistro al cielo, quello che va anche piccolo, no? Non fare quello che il corpo ti lascia fare, cerca di lasciare l'alluce destro rivolto verso il pavimento, il bacino ben allineato, e piano giù, appoggia le ginocchia tigre, arca la schiena, espirando bambino. Inspiro, solleva la testa, espirando gatto, risucchia bene le pelvi, inspiro tigre, punta i piedi, scana faccia in giù, solleva il piede destro al cielo, stavolta punta il piede destro, extra ruota l'anca destra e vai con gli alluce verso il cielo, su, 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 piede destro in mezzo alle mani. Piano, lascia cadere giù il ginocchio, lascia cadere giù il collo del piede, ognuno fa quello che può, questo è il primo, lascia cadere bene giù il bacino, mano destra al cielo,
bacino bene a terra. Vabbè, sta qui qualche bel respiro. L'aria, se puoi, farla entrare ed uscire attraverso le narici. Questo nello yoga si fa per far sì che ci sia una sorta di vantaggio pranico, si fa per motivi energetici, non per motivi metabolici. Se vuoi lavorare sull'energia sottile, l'aria entra ed esce attraverso le narici. Punta il piede che sta dietro, solo se te la senti, spingi il tallone lontano e stiamo qui. Senti queste quattro forze, una mano va su, una mano spinge giù, un ginocchio spinge bene avanti, un tallone spinge bene dietro. E piano giù la manina, piede raggiunge l'altro piede e i glutei al cielo. Vai su col piedino sinistro, stavolta punta il piede, extra ruota l'anca, vai su, 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 su. Senti l'anca che si libera. Spingi bene con le mani. Piede sinistro tra le mani. Appoggia giù il ginocchio, appoggia giù il collo del piede. Appoggia, lascia cadere bene giù il bacino. Tu hai il piede sbagliato, sai? Cambia la gamba. Ecco. Perché qua non fa mai perché vuoi. Vai piano. No, fai quello che puoi. Sì, sì. Piano mano sinistra va su. Lascia cadere bene giù il bacino. Sguardo bene al palmo della mano, orienta la mano in modo tale da vedere il palmo della mano, l'aria entra attraverso le narici ed esce attraverso le narici, bocche chiuse, respiri lunghi e sottili. Punta il piede che sta dietro se vuoi e spingi il tallone lontano. Una mano spinge bene giù, una mano tocca il cielo, un ginocchio spinge in avanti, un tallone spinge indietro. Inspira bene, espirando appoggia le manine, spingi con le mani, glutei al cielo, cane a faccia in giù. Appoggia le ginocchia, tigre, espirando bambino. Vai ad incrociare le dita delle mani, portiamo le mani vicino ai piedi e poi se posso vado ad incrociare le dita delle mani dietro la schiena. Avvicina le scapole, le mani vanno verso il cielo, su. Quello che puoi, senti ciò che il corpo ti lascia fare, assicurati di non essere violento. E piano giù, lascia. Vai con le mani in avanti, allungati bene, inspiro, allunga solo le braccia avanti, bene, bene, bene. Si lascia cadere giù i gomiti. Inspiro, solleva la testa, espirando un bel gatto. Inspiro, tigre. E la tigre come fa? Il gatto sappiamo tutti. Punta, cane a faccia in giù, fammi un bel cane a faccia in giù. Ruota il piede destro 45 gradi, avanti piede sinistro tra le mani, spingi bene con il piede e piano vieni su, resta qui, una bella postura,
Senti il corpo? Sì, quel tappetino è da buttare via, è ovvio, cioè. Va bene per niente. Un tappetino da yoga onesto deve essere antiscivolo, perché sennò sei in scivolata. Si può fare su tappetini del genere, ma devi essere veramente molto abile, allora diventa proprio una sfida, perché sei su una superficie scivolo. Conviene attrito sotto i piedi. Attiva un po' l'addome, spingi bene la coda tra le gambe, assicurati che il bacino non vada troppo verso la gamba destra, ma ruota un po' l'emibacino verso avanti, l'emibacino destro verso avanti, lascia cadere giù le mani. E facciamo un bel guerriero 1. Le mani si uniscono, le spalle scendono, lo sguardo ai pollici. Spingi bene il ginocchio avanti, apri bene il petto, non bloccare il respiro. Senti ogni singolo dettaglio, soprattutto quelli più inusuali. Senti il piede dietro che spinge, il ginocchio avanti che si flette, la zona lombare che viene protetta dall'addome, le spalle che scendono, il cuore che si apre. Inspiro bene e prima ci apriamo in guerriero 2. Il bacino ruota, le spalle si aprono. Spingi bene con le mani, lascia scendere bene giù le tue scapole. Sguardo medio, indice, mano sinistra. Assicurati che il ginocchio non sia all'interno, ma vada in direzione del secondo dito del piede. Resta qui. Assicurati di non fare questo, di non andare troppo in avanti. Il tronco è perpendicolare. Immagina due persone che ti tirano, uno verso dietro e uno verso avanti. Tu sei proprio messo lì. Spingi bene. Senti l'asana, senti la postura, diventa il guerriero. Assicurati, senti cosa sta facendo il tuo pavimento pelvico, il mula bandha, è aperto, chiuso, retratto, sentilo, regolizza e attivalo un pochino e risucchia bene gli sfinteri verso l'alto e verso dentro. Questo si chiama il mula bandha, il sigillo alla radice. Questi piccoli dettagli fanno la differenza tra fare ginnastica e fare yoga. Fare ginnastica, stai così, stai allungando l'adduttore, stai rinforzando il quadricipite, stai attivando gli stesori spinali. Se fai yoga, fai tutto questo e in più ci metti l'attivazione sottile, i bandha. Facciamo vinyasa, gomito sul ginocchio. Inspiro, ti allunghi. Espirando piano torno, l'aria entra ed esce attraverso le narici, bocche sempre chiuse. Inspiro, vai. Inspiro, vuoi cambiare la qualità della tua vita? Chiudi la bocca, in tutti i sensi. La respirazione boccale è la cosa peggiore che tu possa fare per il tuo sistema metabolico. Soprattutto l'inspirazione boccale. Inspiro, vai. Inspiro, apri bene il cuore. Rimani qui, senti la postura, non uscire, non scappare. Senti, respiraci dentro, non solo farla, sentila. Diventa, inspiro, espirando, appoggia solo le mani vicino al tuo piede. Inspiro, il piede va dietro, glutei al cielo. Ruota piede sinistro, 45 gradi. Piede destro tra le mani. Spingi bene con il piede destro, proprio spingi, io proprio spingo. E piano vieni su. Resta su, fai il punto della situazione, osserva come sta il tuo bacino, assicurati che il bacino non sia antiverso, vuol dire spaccarti la schiena, infila bene la coda tra le gambe, attiva un po' l'addome, ruota l'emibacino sinistro in avanti. Lascia cadere bene giù le mani.
e disegniamo un cerchio enorme. Inspiro. Si lascia scivolare bene giù le spalle, le scapole. Inspiro, guarda le mani che stanno su e restiamo qui in Virabhadrasana 1. Respiraci dentro, senti come questa postura in realtà ti fa cambiare un po' il respiro diventa un pochino più intenso, più vigoroso, più profondo. Inspiro e piano ci apriamo in guerriero 2. Sì. Ginocchio ben piegato, giusto? L'altro ginocchio ben disteso, spalle giù, mani in spinta. Sì, uno sguardo all'infinito, tangente alle dita delle mani, ma va oltre. Questo si chiama Drizni nello yoga. Uno sguardo che... vede tutto ma non guarda niente. Non guardare. Se guardi vuol dire che stai foveando. Guardi, non guardare niente, uno sguardo all'infinito, lascia che la luce entri. Così vedi tutto senza guardare niente. Diventa testimone. Gomito il ginocchio, vignasa, inspiro. Torna in guerriero. Inspiro su. Inspiro. Buonissimo, inspiro su, piega bene le ginocchia avanti, come una volta, inspiro, inspiro su, resta un attimo, non buttare via il lavoro, non movimenti inutili, non vita ordinaria, diventiamo veramente esseri che almeno durante la pratica iniziano a controllare la mente e controllare il corpo. Non lasciare che il corpo vuole fare e la mente faccia quello che vuole lei. Fai tu, diventa padrone a casa tua. Inspiro. Appoggia bene le mani. In, piede raggiunge. Glutei al cielo. Cane la faccia in giù. Appoggia le ginocchia, tigre, arca bene la schiena, espirando piano, bambino Balhasana. Resta qui qualche respiro, lascia cadere bene giù i gomiti, fai dei bei respiri con la pancia, copriti la schiena, sei freddo. E pianissimo, torna alla posizione del gatto e ci sistemiamo in posizione prona. Prona, pancia giù. Così. Eccolo. Sì. Buono, buono. Appoggiamo una mano sopra l'altra e appoggiamo la fronte sulle due mani. Lascia cadere i talloni verso fuori. Cerca di non fare un gioco di piede, fai un gioco di anca. Senti proprio la testa del femore che intraruota e perciò i talloni cadono passivamente verso fuori. Allunga bene tutte e due le gambe, una spinge in giù, come lasciare l'impronta nella sabbia, l'altra piano viene su, ginocchia distese. Inspiro sali, espirando scendi. Inspiro cambia gamba, espirando scendi. Continua solo questo gioco, una gamba va su, una gamba va giù. Con il tuo respiro...
Non tanto pensare a sollevare la gamba, pensa a spingere la gamba di terra giù. L'altra viene su quasi come effetto indesiderato. Spingi bene una gamba giù. E il piano 7 la senti, tutte e due le gambe vengono su assieme. E piano giù. Lascia cadere i talloni verso fuori. Appoggia le mani sotto le tue spalle. I gomiti e rivolgili bene verso l'alto, verso il cielo. Inizia a spingere con le mani. Vieni su con la testa, con le spalle, con la zona toracica, fino al pube. Non sollevare il pube, perciò non venire su con il pube, lascia giù il pube. Espirando lentamente scendi giù, con l'idea che quando scendi vai un pochino in avanti. Inspiro su, sali, lascia giù il pube. Quando scendi avanza, avanza. Devi appoggiare la fronte più avanti rispetto da dove sei, da dove hai decollato. Inspiro su. Se lo fai per un po' di tempo dovresti proprio spostarti in avanti. Espirando piano giù. Fai un paio di volte con il tuo respiro. E piano lascia. Gira la testa a destra, apri le braccia verso fuori come un grande aereo. Piega il ginocchio destro. Vai con il piede destro verso il cielo e vai piano piano con il piede destro verso la mano sinistra. Piano piano, quello che puoi. Questo è anche solo simbolico, non è che devi toccare con la mano, con il piede la mano. Vai piano, rispetta i tuoi limiti. Rilassa bene la gamba sinistra. Respira bene, lascia cadere bene giù la testa e pianissimo torna. Gira la testa a sinistra, lascia pesare la testa giù, la testa pesa giù. Le mani sono ben aperte come un aereo, apri bene le mani. Piega il ginocchio sinistro e piano vai, solleva il piede sinistro e vai con il piede verso la mano destra. Lascia cadere bene giù la testa, lascia che la testa pesi. E pianissimo torna.
Allinea la testa, appoggia le mani sotto le spalle, dove vuoi, e ci mettiamo pancia su, perciò in posizione supina. Ti sistemi. Guardati un attimo attorno quando giri. Cioè, guarda in che bel posto siamo. E ci depositiamo in posizione supina. Cioè. Pieghiamo le ginocchia, appoggiamo bene i piedi. Spingi bene con i piedi e vieni su con il bacino. Lascia la testa pesante, lascia pesare bene giù le spalle, spingi bene con tutto il piede. E lentamente vai giù dalle scapole, tutta la zona toracica, tutta la zona lombare, fino sacro e glutei. Spingi di nuovo con i piedi, vieni su, col bacino, zona lombare, fino alle tue scapole. Se vuoi vai ad incrociare le dita delle mani dietro la schiena, yoga mudra, avvicina bene le tue scapole, spingi bene con le mani via il tappeto, spingi bene con i piedi via il tappeto, vai bene su con il pube. Resta qui qualche respiro. Respiraci dentro, rimani lì tu, resta su, l'aria entra ed esce attraverso le narici. Non farti fregare, non usare la bocca. Scapole ben vicine, piedi in spinta, pube in alto. Resta qui. Respira. Spingi bene. Se vuoi, lascia le mani lì dove sono. Semplicemente allontana un po' le spalle, le scapole, perciò le mani sono unite e inizia a scendere giù con la schiena. Senti che in qualche maniera gli arti fanno una sorta di cornice per il tronco. Se è scomodo, qualsiasi problema, stacca le mani e portale lateralmente al corpo. Vai giù, tutta bene la zona lombare, fino ai glutei. Fai di bei respiri qui. Torna su con il bacino, vieni su. Libera le mani, allontanale. E poi vai giù una vertebrina alla volta. Piano due ginocchia al petto. Dondola un po' a destra, un po' a sinistra. Dondola, dondola. Piano ti fermi, appoggia i piedi, con calma ti giri su un fianco, aiutati con le mani e lentamente ti metti in posizione seduta. Ti sistemi,
Mani qua. Non è una cosa simbolica, proprio mettici tanta forza in modo tale da creare proprio attrito e sentire le mani calde. Finché non scottano non dovresti smettere. Quando le mani scottano le appoggiamo a coppa davanti agli occhi. Tieni ancora le mani lì davanti agli occhi, apri e chiudi gli occhi. Guarda attraverso le fessure, vedi il mondo da questa prospettiva un po' inusuale. E poi lentamente dalla fronte, rilassa bene la fronte, assicurati che la fronte sia rilasciata, vai sostanzialmente vicino alla parte anteriore e superiore dell'orecchio, dove sono le tempie, e ti dai un leggerissimo massaggio, mandibola rilassata, lingua rilassata, piano scendi giù, muscoli facciali, sciogli, sciogli, non tensioni alla faccia, vai qui sulla temporomandibolare, dove la mandibola fa un angolo, vai lì e piano piano vai a stimolare un po' tutti questi tessuti, vai, vai, poi piano vai dietro dove c'è sostanzialmente l'occipite e vai a massaggiare questa zona di confine tra occipite, tra cranio e rachide cervicale. Poi piano piano le mani scendono, vai giù, passa dietro la schiena e vai a anche a scaldarti un attimo, proprio la zona dove ci sono i reni, abbastanza in alto, e poi vai giù a livello del sacro, bassa schiena. Senti che c'è un grande osso, le ali iliache, come un grande orecchio di un elefante. Vai avanti, cosce. Vai giù, giù, trovi un ginocchio, due ginocchia, uno qua, uno là. Vai avanti, avanti, senti il polpaccio, fino ai piedi e vai a stringere i piedi. Lascia. Appoggiamo le mani con il dorso della mano sulle... con il dorso, con il polso sulla, sul ginocchio. Palmo rivolto verso l'alto. Se questa posizione è difficoltosa, mani dietro e facciamo risuonare un om.